ma con i versi si va ben poco quando li si scrive troppo presto. Bisognerebbe aspettare, raccogliere senso e dolcezza per tutta una vita, e meglio una lunga vita, e poi proprio alla fine forse si riuscirebbe poi a scrivere 10 righe che fossero buone. Poiché i versi non sono, come crede la gente, sentimenti che si hanno già presto, sono esperienze. Per un solo verso si devono vedere molte città, uomini e cose, si devono conoscere gli animali, si deve sentire come gli uccelli volano e sapere i gesti con cui i fiori si schiudono al mattino. Si deve poter ripensare a sentieri in regioni sconosciute, a incontri inaspettati e a separazioni che si vedono venire da lungi, a giorni di infanzia che sono ancora inesplicati, ai genitori che eravamo costretti a mortificare quando ci porgevano una gioia e non la capivamo. Era una gioia per altri, a malattie dell'infanzia che cominciavano in modo così strano, con tante trasformazioni così profonde e gravi, a giorni in camere silenziose, raccolte, e a mattine sul mare, al mare, a mari, a notti di viaggio che passavano alte, rumoreggianti, e volavano con tutte le stelle. E non basta ancora poter pensare a tutto ciò. Si devono avere ricordi di molte notti d'amore, nessuna uguale all'altra, di grida di partorienti e di lievi, bianche puerpere addormentate che si richiudono. Ma anche presso i moribondi si deve essere stati, si deve essere rimasti presso i morti, nella camera, con la finestra aperta e i rumori che giungono affolate. E anche avere ricordi non basta. Si deve poterli dimenticare quando sono molti e si deve avere la grande pazienza di aspettare che ritornino, poiché i ricordi di per sé stessi ancora non sono. Solo quando divengono in noi sangue, sguardo e gesto, senza nome e non più scindibili da noi, solo allora può darsi che in una rarissima ora sorga nel loro centro e ne esca la prima parola di un verso.